Anni fa vinse il David come miglior film La stanza del figlio di Nanni Moretti. 30 anni fa Mediterraneo di Gabriele Salvatores e Verso sera di Francesca Chibugi. 40 anni addietro Ricominciano tre di Massimo Troisi. 50 anni or sono Il conformista di Bernardo Bertolucci e Il giardino dei finzi contini di Vittorio De Sica. Le eccellenze del cinema hanno contribuito a far conoscere e apprezzare l'Italia nel mondo e hanno accresciuto il valore del talento italiano. Talenti, sensibilità molteplici, che ancora ispirano filoni e generi diversi, ma in questa realtà c'è anche un patrimonio che appartiene a tutti come un bene indivisibile. Appartiene a voi, che date sempre vita nuova al cinema italiano. Appartiene a tutti gli italiani che continuano ad attingere a questa fonte così ricca di cultura, di emozioni, di divertimento.